E ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di pulizie motivazionali flash. Ragazze, ve l'avevo promesso, vi avevo detto che avrei fatto un video di pulizie veloci che faccio io prima di uscire o semplicemente ho esigenza di dedicare il mio tempo a qualcos'altro che non sia pulire. Ovviamente questo metodo va applicato, andrebbe applicato su una casa già comunque pulita, quindi non parliamo di pulizie profonde, io pulisco regolarmente, lo sapete, quindi sono delle pulizie tra virgolette molto leggere che servono più che altro per resettare casa e dare un senso di pulizia, ordine e freschezza. Adesso attiveremo un timer, lo avremo sempre in sovraimpressione e ci renderemo conto in quanto poco tempo riusciamo ad avere una casa che quando dobbiamo uscire ci accoglie al rientro nel migliore dei modi. Io sono partita dalla zona cucina dell'open space, quindi sto svuotando la lavastoviglie, adesso andrò a ricaricarla e vedrete in quanto poco tempo si riesce a fare questa operazione. Il video, ovviamente, come vi ho scritto poco fa a inizio video, non è velocizzato proprio per farvi rendere conto che a volte rimandiamo le cose perché magari non ci va, ma veramente ci vuole pochissimo tempo e pochissima fatica per fare veramente le cose basilari che servono per avere una cucina, in questo caso sistemata. Carichiamo la lavastoviglie con i piatti che avevo lasciato ieri sera nel lavabo, può capitare, non muore nessuno e siamo a 38 secondi ragazze, quindi meno di 3 minuti per scaricare la lavastoviglie e caricarla nuovamente. Nel frattempo vado anche a buttare 2 bottiglie di plastica nel contenitore apposito. Adesso con la candeggina andiamo a pulire il lavabo e anche il top della cucina. Mi sono data altri 3 minuti, vediamo adesso dove arriviamo.
E in 3 minuti, anzi in meno, ragazzi, ho pulito il lavandino, l'ho disinfettato, ho pulito il tavolo. Adesso sto andando a dare una passata veloce qui nella paretina attrezzata, ma proprio davanti, perché ci sono le bricioline che mia figlia a volte mangia in piedi e fa bricioline là davanti. Puliamo il tavolino e adesso diamo una rassettata veloce al divano. E poi con il prossimo timer andremo ad aspirare tutta l'open space. Quindi in 3 minuti, ragazze, veramente abbiamo fatto tantissime cose. Ovviamente considerate che questa, ecco, questa stanza è come se fossero due, essendo un open space. Cioè all'inizio, quando comprai la casa, erano proprio due stanze. Abbiamo abbattuto il muro. E adesso è partito l'altro timer, sempre di 3 minuti, nella quale dovrò andare ad aspirare tutta l'open space, ragazze. E ce la facciamo benissimo. Se ci pensate, con soli 3 minuti avevamo già rassettato tutto. Diciamo che il bonus in più sono gli altri 3 minuti per aspirare il pavimento, ma possiamo anche non farlo se andiamo di fretta, che dobbiamo uscire, abbiamo roba da sbrigare. Quindi ovviamente la cosa è opzionale. Questi 3 minuti in più che state vedendo sono appunto un optional. E qui abbiamo finito, in meno di 3 minuti abbiamo anche aspirato tutto il pavimento dell'open space. Questa è la situazione della stanza completamente resettata. Diciamo che abbiamo fatto un totale di 7-8 minuti e per una stanza così grande va benissimo. E adesso ci dedichiamo al bagno. È giusto e doveroso farvi vedere la situazione del bagno prima di iniziare. Non è un bagno sporco, perché comunque lo pulisco ogni giorno e questa è la realtà, quindi non voglio fingere che sia chissà quale bagno sporco che sto andando a pulire. Infatti mi sono data 2 minuti di tempo e sto andando con le salviettine igienizzanti della Mastrolindo.
Anche qui potrei aver finito, ragazze, 2 minuti solamente per i sanitari, ma voglio andare a pulire il pavimento e vado con la lava pavimenti. Infatti mi sto dando 1 minuto di tempo perché appunto la mia lava pavimenti lava e aspira contemporaneamente, quindi andiamo a dare una velocissima rinfrescata. Bagno rinfrescato e adesso andiamo a dedicarci alla cameretta, ragazze, in modo super veloce perché è pulita. Ovviamente ve l'ho detto all'inizio video, sono pulizie di routine super veloce per chi appunto ha da fare fuori, deve uscire o deve dedicare il proprio tempo ad altro in questa giornata. E quindi vado ad aprire subito velocemente e vado solamente a rifare il lettino di mio figlio perché l'altro lettino è già fatto, Giuliana non ci dorme, i giocattoli li ho già raccolti ieri sera perché solitamente questa cameretta, lo sapete, chi mi segue lo sa, è sempre piena di giocattoli per terra. Ho sistemato ieri sera, quindi andiamo solamente a rifare il lettino di Gabriele e a fare arieggiare la stanza. Qui mi sono data 3 minuti di tempo. Tre minuti erano effettivamente troppi perché ho fatto pochissimo in cameretta e questa è la situazione, tutto sistemato e adesso andiamo a mettere una lavatrice per cui mi sono data 1 minuto di tempo perché comunque già era quasi caricata, dovevo mettere le ultime cosine e il detersivo, la candeggina delicata e l'ammorbidente. Andremo ad occuparci super velocemente anche dell'ingresso, vado a togliere tutto quello che c'è tra i piedi come chiavi, occhiali da sole eccetera, perché l'ingresso, ragazzi, l'ho detto 1000 volte, è quello che proprio ci accoglie quando rientriamo a casa, accoglie noi e i nostri ospiti. Sto andando con una salviettina igienizzante, le stesse che ho utilizzato per il bagno, ma sarei potuta andare anche con i pannetti, quelli usa e getta, dell'unico, non so se li utilizzate, fatemi sapere nei commenti per andare veloce. E adesso vado a dare un'aspirata super veloce al tappeto e al corridoio e poi vado a dedicarmi alla camera da letto.
L'ultima cosa che andrò a fare è la camera da letto, facciamo arieggiare, andremo a rifare il letto, non andrò a spolverare perché l'ho fatto il giorno prima, io spolvero quasi ogni giorno se non ogni giorno, ma oggi no perché vado di fretta. Per la camera da letto mi sono data un timer di 5 minuti, ma credo proprio di riuscire a finire prima. E anche questa è stata fatta, ragazzi, ci ho impiegato meno tempo di quello che avevo previsto. E questo video, ragazzi, finisce qui. Io spero vi sia piaciuto, vi sia stato utile. A volte appunto basta poco tempo e forza di volontà per riuscire a fare tante piccole cose che comunque rendono la nostra casa pulita e ordinata. Se il video vi è piaciuto, un bel pollice in su. Se volete potete condividere il video. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video.